Amore, ehi, ma guarda te, non ci vendiamo. Sono stata anche io un po' male. Raffreddata, era giù. Sì. Ancora questa... Angela. Che va? Cambiamo subito l'espressione. Perché tu vuoi sapere che sto facendo? Sì, lo stavo pensando, lo stavo pensando. Allora, poi faccio assaggiare la ricotta e le caccio sopra del fritto. Va bene. Aspetta che pulisco e te le faccio. Ok, ti aspetto. Ok. Sale. Il pepe mi manca. Ti manca? Mi manca, è poco. Non ce la facciamo, Teresa. È poco. Poco? Sì. Formaggio. Formaggio. Dov'è, quante uova sono? Questo è pecorino. Due uova. Poi mettiamo la ricotta nella farina. Ah, la ricotta nella farina? Sì. Mai visto. Allora perché dici impara, impara? È vero. Guarda e impara. Guarda e impara. E se era un altro tempo dice bar del latte e mettila a parte. Bar a cucinare, che un giorno ti può servire. Poi dopo mi chiamano a Giangela. Giangela. Ecco qua, abbiamo messo nell'uovo. Sa pure che io metto dopo la cattugiatura, eh no? Io metto un da farina dall'uovo. Ecco qua. Come viene? È saporita. Si chiama la ricotta dorata e fritta. E si abbina ai carciofi fritti. Ai carciofi, o pane carrozzella. Ecco qua, abbiamo fatto la ricotta. Ma qua hai preparato già i carciofi. Nella farina. E mangiamo pure in dall'uovo. Ed è un contorno? No. Ah, no. È una frittura che si mangia come i crocchè. Quando dopo mangiate i maccheroni, questo, facciamo i crocchè, il pesce. Ecco, qui è per la frittura italiana. Questa fosse la frittura italiana. L'imbastata è messa nell'uovo. Ho tolto della farina e l'ho messa nell'uovo. Poi le mettiamo a friggere. Ecco qua. E facciamo il cassolato da qua. E mi metto pure il caccio, e me li mangio. E te mangia. Fatto? Ecco qua, lo te faccio mangiare. No, finalmente. Abbiamo fatto pure i carciofi. Carciofi e ricotta. Abbiamo fatto ricotta e carciofi durate fritte. Ma l'assaggia. Assaggia la ricotta. Buono? Buonissima. Favorita consolata.